Sono cominciati ieri mattina i lavori di bonifica ed abbattimento del plesso scolastico in via Vigna Donica a Giffoni Valle Piana. Nei prossimi giorni l'operazione verrà replicata anche nell'ex scuola sita nella frazione Ornito. Interventi fondamentali soprattutto dal punto di vista ambientale, considerate le condizioni fatiscenti delle strutture ricoperte di amianto e diventate da tempo ricettacolo di insetti, ratti, serpenti e a rischio incendio. Era un impegno che avevo preso con i giffonesi subito dopo il mio insediamento, quello di demolire i due asili chiusi da anni, questo a San Rocco e quello di Ornito, due asili che, ahimè, sono chiusi da decenni in totale abbandono, con la copertura entrambi di amianto. E devo dire che con grande determinazione ho portato avanti questo lavoro nell'arco di questi mesi, sia io che l'amministrazione comunale, e stamattina sono iniziati i lavori di demolizione e con grande soddisfazione lo annuncio alla città, ai cittadini di Giffoni, che dobbiamo essere fieri di questo giorno memorabile che rimarrà nella storia di Giffoni, dove sto portando avanti questa attività molto importante per quanto riguarda la salvaguardia del nostro territorio. Qualche giorno fa ho tenuto un altro importante appuntamento che è stato quello della presentazione del screening, anche questo era un impegno che avevo preso insieme allo screening, e con questo appuntamento di stamattina con inizio dei lavori penso che è una grande soddisfazione sia per me come sindaco, ma soprattutto per tutti i giffonesi, sempre al loro fianco, tutelando soprattutto il territorio di Giffoni, salvaguardando da qualsiasi insidia per l'incolumità e la salute di ogni singolo giffonese. Il futuro sicuramente si guarderà con un occhio diverso.